E se ne va così questa 1960 Years di Question Mark and Mysterians dall'omonimo album pubblicato nel 1966 dalla Cameo. E allora, insomma, diamo il via al racconto quotidiano di almeno due pagine al giorno. L'ho annunciato poco fa, prima del brano. Io sono intanto molto molto contento, e dico ancora molto contento, di dare il benvenuto su RBE a Edoardo De Magistri in collegamento con noi. Ciao Edoardo, buongiorno. Molto contento. Allora, intanto Edoardo De Magistri, libraio e a Binaria, centro commensale di Torino, ma anche a Rivalta di Torino, qui è in una veste, diciamo, più organizzativa. Edoardo, insomma, mi consentirai questa affermazione, perché insieme ad un grande gruppo, diciamo, di appassionati che stanno dentro Binaria, che stanno dentro la comunità Il Filo d'Erba di Rivalta di Torino, all'interno del vivaio di Rivalta di Torino, danno vita da 3 anni ad un festival del quale ci siamo follemente innamorati. Questo lo possiamo altrettanto dire senza tema di smentita, che si chiama Serre d'Estate e che giunge alla 3ª edizione e che si svolgerà precisamente tra una settimana, proprio tra i fiori del vivaio di Rivalta di Torino, Il Filo d'Erba, e che ha un tema, diciamo, che ci ha molto appassionato. Tra l'altro aggiungo subito che anche quest'anno, come l'anno scorso, RBE è media partner della manifestazione, e insomma, se ci ascoltate con una certa frequenza avrete incrociato di sicuro anche, come dire, l'annuncio che facciamo più volte al giorno all'interno degli spazi pubblicitari della rassegna. Però insomma, bando alle premesse, perché con Edoardo De Magistri vogliamo raccontare un po', diciamo, i contenuti di questa 3ª edizione, che si intitola Asterischi o Asterisk, come voi dite anche dentro la vostra comunicazione, molto brillante, anche molto divertente. Declinazioni umane al futuro, 27-29 giugno a Rivalta di Torino. Intanto, dopo una prima edizione in cui avete raccontato, come dire, i cambiamenti climatici e quelle pratiche per rimandare la fine del mondo, dopo aver raccontato l'anno scorso le evoluzioni, le involuzioni e le rivoluzioni, quest'anno si ragionerà in maniera molto molto ampia di questioni di genere, no? Tu dirai, hai detto tutto tu, io posso anche andare a casa, no? Però insomma, vogliamo raccontare un po' di più anche da dove nasce l'idea di questa 3ª edizione, insomma, Edoardo. Sì, ti ringrazio innanzitutto, vi ringrazio per questa opportunità e per il vostro contributo su tutti i fronti per questa 3ª edizione di Serre d'Estate. Come nasce l'idea? Sì, hai detto bene, il gruppo che organizza Serre d'Estate ovviamente parte dalla libreria Binaria e dalla sede di Rivalta, che ha creato questo sodalizio ancora più forte con la comunità Filo d'Erba e il vivaio, condividendone adesso ormai anche gli spazi, e all'interno di questi spazi si svolge il festival. Dico questa cosa perché appunto l'organizzazione non è in capo a un... è un pensatoio, certo, che raccoglie persone diverse, amici della comunità, amici rivaltesi che ci tengono a questi spazi, a fare cultura, e quindi diciamo l'idea viene sempre attraverso uno scambio molto ampio di idee. Quest'anno, devo dire, mi piace sottolineare questa cosa, cioè noi abbiamo iniziato a pensare questo tema l'autunno scorso, e in particolare erano i giorni e le settimane seguenti all'omicidio di Giulia Cecchettin, che ha chiaramente, come dire, smosso molto, lo sappiamo bene, ha fatto molto rumore, ha smosso molto le coscienze di tutto il paese, quindi anche nostre, e quindi nasce un po' da quell'emozione del momento. Ma la cosa secondo me importante è che, siccome il festival è poi, diciamo, cade 8-9 mesi dopo, è importante proprio che quelle emozioni di quel momento non vengano relegate ai fatti, e che invece giustamente troveranno risonanza adesso, insomma. Quindi mi fa piacere il fatto che non una pulsione del momento, un'emozione del momento non,
non rimanga lì e ci porti, diciamo, a creare tutto questo festival. In che modo, ovviamente? Noi quando anche tu l'hai visto con le tematiche ambientali, evoluzioni, evoluzioni, rivoluzioni, noi ci piace l'idea di all'interno della 3 giorni sviscerare un tema e affrontarlo da molti punti di vista differenti, ovviamente, o comunque molte sfaccettature. Quindi anche questi 3 giorni si parlerà di tematiche di genere attraverso più lenti e questo secondo me è un po' il modo per arricchirsi tutti quanti, insomma. Ovviamente adesso poi possiamo entrare nel merito dei contenuti, il programma è molto vario, si parte dalle presentazioni di libri che sono un po' il cuore pulsante della libreria e del festival letterario, ma ci sono momenti di musica, momenti di teatro, momenti per bambine e bambini Sì, e ma molte. infatti bisogna innanzitutto, diciamo, specificare che se il core business, come dicono quelli bravi, diciamo, che poi è tutt'altro che business, vorrei però specificare, quello di Serre d'Estate, sono i racconti intorno alle presentazioni dei libri che alcuni autori, diciamo, portano a Rivalta di Torino, c'è tutto, come dire, tutta una sorta di, anche di ecosistema di attività molto molto interessante, perché c'è lo spazio Kids, che è uno spazio tutt'altro che trascurabile, perché ci sono diverse attività realizzate con i più piccoli. Ci sono i workshop, per esempio, tematici del sabato, c'è una passeggiata naturalistica del sabato mattina, mitologia delle piante. Mi piace molto come la definivate anche negli anni passati, una passeggiata di ecologia profonda. E già questo lo dice molto anche, come dire, della sensibilità, diciamo, che sta alla base di Serre d'Estate. Per quanto riguarda invece gli incontri specifici, vorrei innanzitutto dire che c'è questo omaggio a Michela Murgia, tanto per cominciare, no, Edo? Sì, esatto, scusa. Niente, Partiamo nessun con problema. l'omaggio a Michela Murgia tra una settimana, alle ore 18 si aprirà il festival. È stato il primo incontro che ci siamo immaginati, la prima cosa che ci siamo immaginati in quei momenti d'autunno quando ipotizzavamo questi 3 giorni. E Michela Murgia ovviamente sarà un po' la figura che ci accompagnerà nell'arco dei 3 giorni. Come dici tu, giustamente, il core business sono i libri, anche in questo caso parleremo dei suoi libri, ma in realtà non solo, e anzi, sarà predominante il suo pensiero, e abbiamo deciso di farlo questo incontro internamente, quindi ci saranno più voci che fanno parte proprio di questo gruppo di lavoro e che sentono molto questi temi e conoscono molto bene il pensiero che era di Michela, i suoi libri, e attraverso letture, attraverso pensieri, attraverso anche un po' di musica cercheremo di inaugurare il festival con questa immagine, oltretutto omaggiandola il tutto piantando un mirto, essendo anche comunque all'interno di un vivaio, simbolicamente è un po' un modo per radicare queste idee, questi pensieri. E poi vorrei anche aggiungere un altro elemento, ovvero ci sono degli incontri che raccontano anche alcune comunità, diciamo, che vivono il margine in maniera molto forte, perché si va anche, diciamo, nel contesto Maya, per esempio, no? Con Alice Schellino, con Marco Aime, Viaggiare il margine. E forse, Edo, tu hai aperto lo streaming della radio, vero, sul sito. Ti chiederei di chiuderlo perché ho un ritorno in cuffia, se ce l'hai aperto, altrimenti andiamo avanti così. Ok, perfetto. E poi Filosofia maschile al singolare con Lorenzo Gasparrini, Lo statuto delle lavoratrici con Irene Soave, un incontro tra l'altro anche organizzato con RBE. Alessio Lerda ragionerà con Vera Gheno intorno al libro Grammamanti sul tema del linguaggio, come dire, ci ragioniamo da tempo sia internamente ma evidentemente sulle questioni di genere, anche il linguaggio è fondamentale. Non è stato molto difficile arrivare a Vera Gheno, o è stato difficile? Adesso tu mi smentirai ovviamente immediatamente, no, Edoardo? È stato difficile arrivare a Vera Gheno? Sì. No, in realtà è una persona molto disponibile, quindi devo dire che
è stata subito contenta. In questo caso ringrazio, vabbè, voi curate l'incontro, e con voi abbiamo immaginato questo incontro. Non potevamo pensare a un ospite migliore sulla tematica del linguaggio, e quindi siamo veramente felicissimi di averla al festival. E ringrazio anche Einaudi, perché è il libro, diciamo, l'ultimo dal quale partirà la discussione. Grammamanti è un libro pubblicato da Einaudi, e loro ci hanno aiutato molto nell'organizzare anche questo incontro. Esatto, il linguaggio è un elemento che incrocia in maniera molto forte, come dire, questa edizione del festival, così come ovviamente il lavoro, vorrei aggiungere, anche politico di Michela Murgia, no? Perché poi, insomma, sta quello, diciamo, è quello l'elemento alla base del racconto. Ci sono anche altrettanti incontri molto molto appassionanti dentro questa terza edizione di Sere d'Estate. Si parlerà di streghe, di erbe, di medichesse e di virtù con Erika Maderna. Sarà un momento molto molto interessante questo qua, vero Edoardo? I due incontri del sabato, che sono quelli con Erika Maderna e poi a seguire Valerio Varesi, sono due incontri che hanno un taglio più storico. Erika Maderna, i suoi due libri, raccontano appunto di streghe medichesse, quindi di un mondo lontano, medievale, e nel quale le donne avevano questa veste, e questa alone che incuteva timore, lo sappiamo bene, ma in un certo senso dava anche un potere oscuro. E quindi a volte indagare anche queste cose del passato in maniera, cercando poi di portarle sul presente, potrebbe essere molto interessante. E Valerio Varesi invece, è uscito da poco con questo libro per Neri Pozza, che si chiama Estella, la vita straordinaria e dimenticata di Teresa Noce. E anche in questo caso, come spesso abbiamo fatto gli anni scorsi, non vogliamo tralasciare, diciamo, anche un occhio più storico-politico. E in questo Certo. caso si parlerà di questa figura, Teresa Noce, che, diciamo, nel secondo Novecento, e non solo, è stata protagonista della politica italiana dal punto di vista delle tematiche di genere, sicuramente per le sue battaglie e le sue lotte. Così come l'anno scorso c'è stato, parlando di rivoluzioni, Angelo Dorsi, che ci ha fatto una lezione incredibile su Gramsci, perché ovviamente cerchiamo, come dicevamo prima, di tenere in piedi tutte le molte, molte lenti. Prima accennavi appunto Viaggiare il margine di Alice Schellino, e questo libro che racconta questa esperienza nelle terre alte del Guatemala, sulle donne, con gli incontri con le donne Maya. Anche questo è uno sguardo non eurocentrico, e diciamo che non che ci racconta queste tematiche sotto altri punti di vista. Quindi il panorama è vario, è vario. Ho accennato poco fa ai workshop, ma diciamo, ce li racconti un po' più nello specifico. Anche qui c'è lo zampino di RBE, però insomma ti lascio raccontarli. Allora, sì, i workshop sono in realtà una novità di quest'anno. Gli anni scorsi non erano presenti, e abbiamo deciso di inserire questo momento perché c'è stata raccontata questa l'esigenza, la voglia di avere anche dei momenti che non fossero solo di incontro frontale, anche se tutti gli altri interventi non sono solo incontro frontale, Certo. ovviamente c'è molto dialogo, ma proprio creare dei momenti in cui invece i partecipanti si possono mettere in gioco. E quindi abbiamo inserito nel programma del sabato alle ore 16, che era un orario che gli anni scorsi non prevedeva nulla, dei workshop. Sono su prenotazione, semplicemente perché, giustamente, proprio perché vogliono essere partecipativi, non possono prevedere troppe persone. E in realtà, appunto, sono vari. Hai citato il workshop che curerà RBE, in particolare la redazione Della versione di Penelope, certo. versione di Penelope, mi viene solo Penelope, della versione di Corinne Bennecci Penelope. ed Arianna Tedesco cureranno questo workshop. Esatto, le ho sentite l'altro giorno che raccontavano proprio in radio Certo. questo il workshop di sabato prossimo.
E questo sarà un interessante momento per ragionare sulla percezione della comunità LGBT nel tempo, di come anche la percezione nei confronti, da fuori, nei confronti Certo. di questa comunità può variare, è cambiata e com'è oggi. Altri tre workshop che ci saranno, uno è dedicato ai più piccoli, 8-13 anni, ed è un workshop di scrittura creativa. Che ovviamente avendo un taglio per ragazze e ragazzi sarà anche molto più giocoso, diciamo così. Ci sarà un altro laboratorio di circo sociale, anche in questo caso verrà poi ovviamente declinato sulle tematiche del festival, e infine un altro laboratorio più pratico insieme alla piccola casa editrice Morsi di Torino, che è una casa editrice molto piccola, molto militante, e che sarà probabilmente anche, adesso, dovrebbe essere anche ospite fisicamente con una piccola mostra e con ovviamente i loro libri, le loro fanzine. Quindi questi sono i momenti dei workshop che crediamo possono essere un ulteriore valore aggiunto alla 3 giorni per ancora più, diciamo, coinvolgere le persone in primo luogo. E ci sarà poi anche un momento musicale, perché a chiudere la 3 giorni, il 29 giugno, ci sarà il collettivo musicale di cantautrici Canta Fino a 10. Che succede in chiusura di Sere d'Estate 2024, Edoardo De Magistri? Allora, chiuderemo con un momento musicale, per cui anche gli anni scorsi non è mai mancato questo pezzo, e quest'anno sarà proprio la serata di chiusura, quindi sabato sera dalle 21:30 in poi. Canta Fino a 10 sono un collettivo di cantautrici che siamo veramente molto contenti di avere con noi. Ci tengo a ricordare che tutte le sere c'è la possibilità di mangiare. Grazie a una collaborazione che ormai va avanti fin dalla prima edizione con la Proloco di Rivalta, ci saranno piatti vari, e per cui è un momento, diciamo, che dal pomeriggio, non dimenticandoci che le persone a un certo punto devono anche nutrirsi, e poi per poi proseguire con le lunghe serate di dibattiti e o musica, tutte le sere si può mangiare grazie al supporto della Proloco. E devo dire, insomma, avendo già sperimentato la cucina nelle prime due edizioni della Proloco, è una cucina notevole, per cui potrebbe essere anche un'occasione in più per affacciarsi a Rivalta di Torino e come dire, partecipare a questa terza edizione di Sere d'Estate, asterischi o asterisk, che dir si voglia, declinazioni umane al futuro, 27-29 giugno. Dove possiamo cogliere, diciamo, prendere tutte le informazioni a livello internet, diciamo, anche per la prenotazione dei workshop, Edo? Allora, potete innanzitutto su Instagram e Facebook c'è una pagina che è la pagina di Sere d'Estate, sulla quale trovate tutti gli aggiornamenti, tutto il programma dettagliato. Parallelamente anche le pagine social di Binaria e della comunità Il Filo d'Erba vi forniranno tutte le informazioni sul sito di Binaria, gruppobele.org. Anche lì trovate la pagina dedicata a Sere d'Estate. Per le prenotazioni potete chiamare, scrivere ai contatti della libreria e gestiremo noi il tutto. Per tutti gli altri momenti, eccetto i workshop, la prenotazione, cioè la partecipazione è assolutamente libera e gratuita. Allora, manca una settimana a Sere d'Estate 2024. Ovviamente noi continueremo a parlarne perché, insomma, oltre ad essere media partner, siamo anche davvero, come detto, diciamo, molto appassionati di questa rassegna. Torneremo a parlarne ancora con alcuni esponenti dell'organizzazione nella prossima settimana, soprattutto all'interno di Play di Alessio Lerda. Ma intanto, per adesso, Edoardo De Magistri, grazie ancora, buon festival e ci vediamo a Rivalta, insomma. Vediamo a Rivalta, grazie a te Francesco. E intanto, allora, ancora un passaggio musicale, questi sono gli Offspring.